Sappiamo che questa è una partita per noi che diciamo che è la finale per eccellenza, perché affrontiamo secondo me una squadra, e lo dicono anche i numeri, che ha la migliore difesa. Una squadra che ha sempre dato fastidio un po' a tutti, che è composta nell'organico comunque da elementi importanti. Ci aspettano tre gare importantissime e difficilissime, anche perché Casertana e Cosenza si stanno giocando i playoff e quindi noi dobbiamo fare del nostro meglio per onorare la maglia e quindi cercare di portare a casa i risultati. Poi siamo la miglior difesa e quindi ci teniamo a mantenerla. E il Foggia, secondo me, quando gioca in casa è diversa da quando va fuori. Il gioco è sempre il solito, tiene sempre la palla con un reparto offensivo che, insomma, che è raro trovarlo in Lega Pro. Però concede, come ci ha concesso all'andata nel secondo tempo, se vi ricordate, fuori casa concede anche di più. Quindi noi dovremmo essere bravi a limitarli, anche se non sarà facile sul piano del palleggio. Però sappiamo che abbiamo delle caratteristiche e delle trame offensive importanti su cui dobbiamo lavorarci e su cui potremo farli male. Prendiamo 3 punti domenica, dopo manca un punto, no? Quindi cerchiamo di almeno pareggiare contro Ischia e l'ultima partita facciamo la festa. Una partita così, innanzitutto, si dovrebbe preparare da sola a livello mentale, perché dentro ognuno di noi uno dovrebbe avere in mente l'obiettivo, cioè la salvezza, e proprio attraverso questa partita qua possiamo arrivarci. Quindi io penso che bisogna sempre continuare ad allenarsi al mille per mille, perché non bisogna abbassare un attimo la tensione, durante, poi quando man mano la tensione aumenterà man mano che ci avviciniamo al giorno della partita, però comunque bisogna anche saper gestire i momenti.